vedere, abbiamo in collegamento telefonico uno dei giocatori che hanno da poco sollevato lo scudetto, è stato anche eletto come il migliore giocatore della sfida, Giacomo Sintini. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie, anzi, rinnovo nuovamente i complimenti per questa bella vittoria. Come ci si sente da neoscudettati? Ah, ci si sente molto bene, scusate per la voce, ma ancora non l'ho recuperata da domenica. Ci si sente benissimo, una grande soddisfazione. Ancora non riusciamo bene a capacitarci dell'impresa che abbiamo fatto. È stata una partita e una serie difficilissima, quindi tanta soddisfazione, tanto orgoglio per aver portato a Trento un risultato tanto importante. Jack, volevo chiederti prima di tutto se eri riuscito a rilassare i muscoli della faccia, nel senso con tutto il sorriso che avrai da domenica, probabilmente avrai qualche problema di contrattura vis al viso. È vero, mi Oltre fa che di male gli voce, mi ha zigomi. detto. È vero, mi fanno male gli zigomi da quanto rido da 2 giorni, 3 giorni completi. Senti, settimana scorsa ti abbiamo avuto come ospite, quindi ti abbiamo anche portato fortuna andando a vedere, però Veramente. ci si chiedeva se ci poteva essere un finale da film e finale da film è stato. Ah, penso proprio di sì, veramente, è una cosa che ancora fatico a rendermi conto, però mi stanno scrivendo tantissime persone, mi stanno chiamando da tutta Italia, proprio comincio a rendermi conto che la portata di quello che abbiamo fatto e la conclusione anche di questa mia storia personale con questa grande vittoria è stata una cosa veramente magica. Io sono contento perché tantissime persone lo stanno condividendo con me, tanta gente ha avuto passione, è stata al mio fianco in questa battaglia. So che tanti avete fatto il tifo per me, quindi insomma è una cosa che voglio condividere con tutti. Sono molto contento. Ecco Jack, una cosa ancora giusto per capire, ieri ho visto la vostra festa in piazza, volevo capire perché quando ti hanno intervistato a te tutti i tuoi compagni si sono seduti per terra. In segno di rispetto, forse. Sì, il rispetto lì c'entra poco, sono tremendi, perché dicono sempre che quando attacco a parlare non smetto più e allora si sono seduti per farmi. E mi hanno anche cronometrato. Ah sì? E quanto è durato? No, hanno detto che mi sono comportato bene, 2 o 3 minuti. Ah beh dai, allora onesto, non ci si può lamentare, dai. Parlerà sicuramente di più con noi, quindi. Assolutamente, infatti volevo chiedere, oggi è uscita una tua intervista sulla Gazzetta dove giustamente parlavi della tua tensione prepartita che ci stava, che non hai salutato solo la tua famiglia e praticamente quando sei entrato in campo eri talmente concentrato che non hai voluto incrociare gli sguardi di nessuno. Però hai È anche vero. parlato anche che apri comunque un sogno a quello che possono essere i mondiali del 2014 che si giocheranno in Polonia. Ah, questo è sicuro. Io penso che con questa partita sono riuscito a dimostrare al CT Berruto e comunque a tutta la pallavolo italiana che posso ancora giocare partite di altissimo livello, che riesco a sostenere questo impegno sia dal punto di vista fisico che anche dal punto di vista emotivo. Quindi io cercherò con tutte le mie forze di tornare in nazionale, anche perché un mondiale non l'ho mai giocato, e quindi cercherò di rientrare nel gruppo azzurro perché penso che posso dare qualcosa, ecco, è chiaro. E se dovesse succedere sarei felicissimo. Ebbene, tutti te lo auguriamo. Volevo Grazie. chiederti anche, il discorso della vittoria, è come hai detto proprio tu, cioè, la vittoria è stata di gruppo, perché Senza comunque dubbio. ho letto che durante la settimana effettivamente trovare, l'intesa con tutti i giocatori sulle varie palle non era facile da giocare. Quindi tanto ti hanno aiutato, quindi questa è proprio la vittoria di tutta Trento. Questa è una vittoria di un grande gruppo, veramente, che ha saputo in un momento di difficoltà grave, perché quando perdi il primo palleggiatore per un infortunio, in finale gara 4, devi giocarti la bella in casa, è un momento veramente grave, è un momento veramente difficile, e la squadra ha fatto grande gruppo, si è unita intorno a me, mi ha dato una grandissima tranquillità, grazie anche alla grande persona che è Rafael, che mi ha dato stima, mi ha dato fiducia e ha parlato con tutti per fargli capire quanto era importante questo momento, quanto era importante aiutarmi. E questo nasce anche dal grande rapporto che c'è tra me e lui, perché sicuramente la lealtà che io gli ho dimostrato tutto l'anno come sua riserva
e poi mi ha favorito per avere un rapporto spontaneo e di fiducia con i miei compagni nel momento in cui sono dovuto scendere in campo io. E quindi questo grande gruppo si è dimostrato di nuovo all'altezza e ha superato un limite grande. Eh sì, così l'abbiamo visto. A un certo punto hai temuto di perdere, dopo che eravate 6-1 in vantaggio e poi siete dati 12-11 per Piacenza. Sì, guarda, quando siamo stati 6-1, pensavo tra me e me, abbiamo vinto. È fatta, è finita. Esatto. E poi, quando siamo in un secondo, siamo andati 7-6, ho pensato, abbiamo perso. È stato un momento un po' difficile, però dopo, non lo so, sia negli altri set, in quelli in cui ci avevano veramente messo sotto, abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento positivo, sempre un atteggiamento rivolto alla palla dopo, al set dopo. Quindi veramente c'era un clima in campo che anche quando eravamo sotto, insomma, riuscivamo ad accettarlo. Non era come altre volte dove ti viene la smania di dover subito recuperare o di dire... Cioè, loro facevano grandi cose, noi le accettavamo di buon grado, cioè, dicendo va bene, ok, dai, possiamo recuperare piano piano. E così è una serenità che poi ci ha aiutato, perché nei punti decisivi poi siamo stati più lucidi di loro. Infatti poi alla fine è andata così. Secondo anno di contratto, perché tu comunque hai firmato un biennale, quindi ovviamente ho letto oggi che vuoi rispettare e rimanere comunque a Trento a proseguire comunque la prossima stagione con questa squadra che ti ha dato tanto e ha creduto in te dopo l'anno di stop. Verissimo. Io in questo momento poi non ho ricevuto altre proposte di mercato e sinceramente io ho un altro anno di contratto con Trento. E come dicevi, ho grande riconoscenza verso questa società che mi ha dato un'opportunità in un momento in cui era difficile, e abbiamo vinto grandi trofei quest'anno. L'anno prossimo ce ne sono tanti altri da vincere, c'è anche la Champions che io non ho mai conquistato ed è l'unico trofeo di club che mi manca, quindi non vedo proprio il motivo di cambiare. Eh sì, e poi ci sarà un altro mondiale per club da difendere, Jack. Esatto. E sarebbe da difendere, una Supercoppa da riconquistare, la Coppa Italia, lo scudetto, esatto. Ancora, insomma, la Champions, come ho detto prima. Abbiamo tantissimi obiettivi e serve una squadra completa in tutti i reparti, quindi penso che anche l'anno prossimo potrò dire la mia e essere utile alla conquista di questi trofei. Ecco, l'anno prossimo tornerà Sokolov, vabbè, tu non ci hai giocato perché quest'anno è andato in prestito a Cuneo, però più che altro come ha reagito poi il pubblico e il tifo trentino all'addio di Stocker, che comunque in questi anni ha dato tanto a voi? Mamma mia, certo, e sia lui che Bari. Esatto. E niente, come hanno reagito? Ovviamente la gente è dispiaciuta perché questi due giocatori hanno dato tantissimo a questa squadra, sono due bandiere, sia noi della squadra che il pubblico, che la gente, è triste di salutare questi giocatori. Purtroppo però così è lo sport, così è la vita, ci sono dei cicli, ci sono dei periodi, ci si deve salutare delle volte. E ovviamente io spero che i giocatori che verranno facciano altrettanto bene e auguro a loro grande fortuna ovunque andranno. Però voglio dire, questo è lo sport, non è che è niente di drammatico, ci sono delle situazioni che evolvono, che cambiano, è giusto che ognuno faccia la sua strada. Beh, assolutamente. Poi comunque credo che presidente Mosna ci crederà comunque anche a voler tornare sul tetto d'Europa, visto che quest'anno per un golden set purtroppo non siete riusciti a quantomeno a cercare di arrivare in finale, per cui quello credo che sia il primo obiettivo che la società voglia raggiungere. Senti, ora ti puoi rilassare e credo che ti godrai un po' di vacanza, spero. Sì, sicuramente. Adesso abbiamo organizzato per fine maggio e primi di giugno qualche impegno con l'associazione Giacomo Sintini, quindi abbiamo un po' di movimento, però di sicuro adesso prendiamo tutto con molta più calma e poi dopo facciamo un po' di vacanze perché ne ho bisogno, perché comunque è stato un anno molto intenso dove non ho mollato mai, perché dovevo recuperare fisicamente, recuperare tecnicamente, quindi ho lavorato veramente duro e adesso bisogna staccare un pochino perché la prossima stagione poi bisogna fare altrettanto bene. Hai parlato proprio tu di questa bellissima associazione che hai creato da circa un anno, giusto? Sì, esatto, da circa un anno, poco più di un anno, in aprile del 2012. Infatti la
recente vittoria sicuramente l'hai dedicata, oltre che a te stessa, a te stesso e alla tua famiglia, proprio a chi in questa associazione sicuramente chi ne fa parte, ovviamente non in maniera personale, perché tu sei il fulcro di questa associazione, ma chi comunque appunto grazie a questa associazione può trarre diversi benefici. Sicuramente, sicuramente. Questa vittoria, come ho detto, è dedicata oltre che alla mia famiglia, ai medici che mi hanno curato, agli infermieri e a tutte le persone che purtroppo si trovano a lottare contro il cancro. Io dedico questa vittoria perché voglio che sia veramente un'immagine di speranza nei loro occhi e insomma cercherò con tutte le mie forze di portare sempre avanti questo messaggio, perché tantissime persone si ammalano ogni giorno e tantissime persone hanno bisogno di tutta la forza possibile per andare avanti. Il nostro dovere è aiutarli. Giustamente, anzi, complimenti oltre che per la vittoria, anche e soprattutto per questa bellissima e lodevole iniziativa. Sì, assolutamente. Credo che domenica, oltre che il popolo della pallavolo essere contente soprattutto per quella che è stata la storia di Jack, è davvero è un lieto fine, perché pensare che tornare dopo quello che ha passato, giocare poi una partita decisiva e vincerla, effettivamente credo che oltre alla felicità ha creato commozione veramente in tutti quelli che l'hanno sentito nelle sue parole dopo la partita. Per cui c'è veramente da lodarlo e fargli tanti complimenti. Grazie, grazie di cuore. Un continuo complimenti che stiamo facendo. Sì, assolutamente. Poi, se li merita tutti. Esatto. Lo salutiamo. Lo lasciamo perché credo che abbia tante altre interviste l'abbiamo da fare. L'abbiamo scolpato fino al midollo, direi proprio. Quindi grazie ancora Giacomo Stintini per essere stato con noi in ospite appunto nel corso di Sport Italia 24. E poi Jack, quando passi di qua sei gradito ospite, ti aspettiamo ovviamente. Grazie mille, con piacere, con piacere. Grazie e buon proseguimento di serata. Arrivederci, grazie a voi.